Ehi, la ciurma, io sono Marzetesse e ben ritrovati qui su Expeditions Rome. Stavo osservando un attimo da Neira dopo che le abbiamo messo delle skill. Tra l'altro lei era già sul ramo Defender, per cui ho continuato sul ramo Defender. Potrebbe essere una buona idea comunque avercela tankosa, anche se abbiamo tanti tank in questo momento. Cioè tanti che tendono al tank. E tra l'altro ho scoperto che tra i perks, lei è stoica, per cui non va d'accordo con gli edonistici, è superstiziosa. Quindi non va d'accordo con gli scettici, ed è avara, per cui non è d'accordo con quelli generosi. E con perks, allora, Constitution, per cui è difficile che peggiorino le sue ferite, e in più First Aid, per cui può aiutarci per evitare che delle ferite peggiorino. Infatti è apparsa qua insieme a Cineros. Questi sono qua con noi? Aspetta, facciamo che uno lo diamo a Deneira e l'altro lo diamo a no, ok, ne può prendere solo uno ovviamente. Può solo stabilizzare, questo può curare. Ma questa è moderata e questa è moderata. Vabbè, rischio 0% perché c'è l'altro, sono il 30%. Vai, teniamone solo uno per ora, perché non vorrei spendere delle medicine per curare quell'altro quando posso fare H. Scusami. Ah, spende comunque. Allora no, non farei nessuno dei due, ma tanto non è della gente importante. Abbiamo raccolto delle cosine qua in giro, tra l'altro qua. Rimane il... Sì, va bene, triage, ok. Non so perché, ma ci dice che Bestia Tabat non è con noi. Non lo so perché fino a un attimo fa era qua. E non l'abbiamo saccheggiato tutto, ho trovato alcuni schemi, alcun equipaggiamento, ma niente di fondamentale, direi. Vivo. Allora, vediamo un po' che cosa ci toccherà fare adesso. Questa tra l'altro era una missione di pacificazione. No, era una missione di trama, forse. Mi ricordo più. Forse sì. Allora, la nostra legione dov'è in questo momento? No, questa è la prima italica. La Victrix è qua. Ma ci sono degli attacchi che arrivano da qualche parte? No. Per cui manderei la Victrix a prendere questo. O forse semplicemente torniamo qua, mettiamo la gente a curarsi e poi ci pensiamo. Forse è buono, forse è meglio così. Il problema è che quello spende i soldi per avere le strade migliori. Però quando era sia soldi che schiavi, vero? No, costa 10 schiavi e ci dà dei soldi. E non sono del tutto entusiasta. Questo invece ci dà degli schiavi. 10-20 costa 150. Questo... 250-400. Ah, quindi conviene comunque vendere 10 schiavi qua. E poi riprenderli da qua. Qua possiamo fare la stessa roba per le strade. Questa è un observatory. Quello no, c'è il cosillo che abbiamo già fatto. Qua c'è la query.
Ci costa 75 e 10 schiavi. Paved Road. No, è questo così. No, allora non era questo Paved Road. Ah no, questa è una missione ripetibile. Il Quarry ci costa solo 10 schiavi. Cioè solo, in realtà sono abbastanza 10 schiavi. Repeatable mission. Ma questa è anche una repeatable mission che ci fa? No, lei sì. Costa 10 schiavi e ci dà ancora dei soldi. Va bene. Però quanto ci mette? 6 ore, ma prima deve arrivarci. Mi sa che ci metto prima la legione ad andare e tornare che non arrivare fin là, credo, per cui... Strange wine. One constant throughout your journey in Asia Minor seems to be roadside merchants. To the people of this land, the world is a marketplace and everyone is a customer. Today someone seems to be selling a strange wine. Might be worth trying. No. Hedonistic disagrees. Legion is currently unavailable. What? Ok. Risto tornando indietro. Va bene. C'è cibo, ma ne abbiamo. Enemies on the move. On your travels through the sun-baked landscape of Asia Minor, you have picked up on a few rumors and stories of a priest who some claim receives vision from the gods. Today you realize you are close to the place where this priest is said to live. You're more spiritually inclined. Praetorians ask you to make a slight detour and speak with this man. The priest's name is Varis. His acolytes welcome you with great respect and take you to the beautifully decorated cave in which he dwells. Oddly, Varis himself seems unsurprised to see you. He had been expecting you, he says. He had a vision in the night that a great dark mass arose in the east and began to roll inexorably down the mountains towards Nicaea. This can only mean one thing. An army allied with Mithridates aims to recapture Nicaea. It seems you have a few days to prepare. Together with the priest, you discuss a few options. Duecento denari, ne ho troppo pochi di soldi. Ok, send a Praetorian. Manderei... Questo princeps qua, vai. Confirm. You write a quick letter for Gaius Volcatius Tullus to bring with him. Then he mounts up and rides afterwards the nearest Silesian garrison to get them ready for the attack. Gaius is already well defended by the Legion garrison there. Hopefully, your preparations will help your legionary maintain control of the region. You feel the corners of your mouth twist into a smug smirk as you remember the secret you have in store for Mithridates' soldier. The women from that village whose husbands and sons they killed with shadow them the whole way. With your equipment and your training, those furies will surely inflict grievous harm upon the enemy's fighting spirit. Ah già, avevamo reclutato quelle donne per... Tra l'altro non possiamo spostare quindi la cosa perché sono qua ad attaccarci in pratica. Però ci ha potenziato un po'. Aspetta un attimo. Ah, ok, bestia ha preso Damiano, se lo sta scortando, ecco perché non c'era.
Entriamo. Adesso dovremmo recuperarlo, credo. Avrà fatto più in fretta di noi, no? Era da solo. Lui è andato alla Legio. No, alla Legio Victrix, ha detto che lo portava, no? Alla prima italica. Dai, voglio. Dismantling items. Dovrei smantellarne un po', effettivamente, quando ci sarà da fare del crafting. Perché può tornare tutto utile. Assolutamente. Allora. So, the boys and I got one of the tribuni of Prima Italica drunk last night. Any good gossip? Get this. The consul has a canturia dedicated to procuring local delicacies for his own table. No way. A whole canturia just to get him dinner? The man is obsessed with Greek cuisine. Ok. Allora, vediamo un attimo solo la gestione dell'outpost. Abbiamo due persone che stanno male. Beh. Moderate leg injuries. E questo che anche è ferito. Replenish your tactical items, ma li abbiamo già a posto quelli. Craft Praetorians items of tier 1. Ok. Non mi ricordo cosa volessimo costruire qua. Il bagno volevamo farlo? No. Volevamo forse fare il workshop. Sì, ma ci serve una miniera. O l'emporio. Ci costa roba che non abbiamo. No, in questo momento non abbiamo fretta né per il bagno né per le palizzate. Abbiamo bisogno di assumere altra gente? No, non direi. Vabbè, i tizi che avevamo assegnato qua possiamo recuperarceli, quindi. Up to a pallet, effettivamente. Sotto a pallet. Ma non abbiamo nessuno hesitant. Please, disgruntled. Ma disgruntled è già. Vabbè, niente. Upgrades, no, non lo vogliamo. E in compenso, cos'è che vogliamo? Party management, skills. Chi è che ha delle skills? Ah, bestia, ok. Perché bestia non c'era, non potevamo upgradargliele. Allora, questo ci dà. Inizia con 100% di focus. Dodge. Questo è buono perché stacca con quelli che schiantano al suolo. Buono, kill on ground. Abbiamo qualcuno. Ah, questo qui che era via probabilmente. Gli metteremo il lure. Che non fa mai male. Questo gli metterei. Allora, lui è un assassino o un brawler? Con quello lui dove ah, lui è andato a parlare alla legione, ma noi siamo arrivati prima e abbiamo recuperato un po' di schiavi da quella storia là, ma bregate. Niente, visto che dobbiamo andarci, non abbiamo altro da poter concludere qua. Ah, no, curiosità, dov'è Deianeira in questo, in tutto questo. Giulia. Ok.
preso. Chissà. Forse sta nella tenda. No. Boh, era giusto una curiosità. Perché qua sono bestia e Sinaros. Se dovete Ianeira. Ah, Chiesa. Prima però un attimo con Sextus. It's good you came by. That armor Kalida is walking around in. You may have done a good job concealing her womanly attributes, but she'd be better off in something that fits her shape. Let me know if you'd like me to look at that. Tu cosa hai detto che sei venuto con noi? Thought it would be best to send me over and help you out. Cosa hai in mente per l'armatura di Kalida? I reckon we can make big improvements with small adjustments. I have a bit of salvage lying around that we can use. Okay. Start by stripping it down to its component parts. Then we can take a look at what's left and plan the work. Adesso che sono legato puoi fare qualcosa di speciale? I'm just a legion blacksmith, not a magician. If you have something particular in mind, we'll talk. Va bene. But I'm still as busy as I was before you were promoted. You'll have to leave one of your people with me to help out with your commissions. Ah, abbiamo trovato Sickle Blade. Ho trovato questa strana lama, l'hai mai vista? Let me take a look. This is certainly unusual. If I were you, I would visit the Temple of Apollon in the region of Musia. Va bene. There is a smith of sorts there, known to have a great knowledge of rare artifacts. He might be able to identify this for you. Va bene. Cosa ne pensi dei miei companion? Tu che sei vecchio saggio? A bunch of balatrones, I'd say. Which one are you asking about? Deianeira. I'm wise enough not to crack any jokes about her while she may be within earshot. Ha senso. E Yuria Kalida? Kalida. Mark my words. Behind that pretty face, she is deceitful and ruthless. Sinaros? That half-senile fool was your mentor. That explains a lot. Okay. Bestia? Don't get me started. Maybe you can get it into his skull that I can't forge a battle scythe. There is no such thing by Vulcan. No. Eceso? I've known that man since he was a little runt. Watch yourself around Caeso. He's honest to a fault. Too much honesty may be dangerous. Fine. Va bene. Quindi ci ha dato delle missioni, mi sa. Allora, dobbiamo smantellare l'armatura di Kalida. Allora, Party Management, Inventory. Credo che gliel'avessimo già tolta. Vero? Si chiamerà tipo armatura di Yuria Kalida, no? Sinaros Old Robe, Bestia. Kalidus Hold Amata. Ok. Awe legate. Sì, ed ora cosa devo fare? This is the armory to schedule the crafting of Scout Amata for Kalida. Quindi qua. Ok. Queste sono le schematiche che conosciamo. Il costo dei materiali. E qua fa la preview. Va bene. Allora, questa è... è quella per Kalida, vero? Kalida Chainmail, ok. Dovrebbe essere 0, 1, 4, più random affix. Hmm.
Buona l'abilità comunque. Adesso non possiamo più farlo, ovviamente, però abbiamo Cantura in Galea, Clipeus, Gladius, Hasta 1, e Eviolica l'armata, Pectorale, Pugeron, Scutum, Clipeus, Toru, Hasta Pugio. Tante tante cose, ma mi sa che in questo momento i drop sono più forti di quello che possiamo fare. Tipo Arcus 1. Sì, allora dobbiamo mettere qualcuno nell'armeria. C'è qualcuno che particolarmente Constitution. C'era forse lui, Crafty. Dai, Marcus Petronius. Ok. E l'altra era di... Aveva detto di parlare con il tizio... Non c'era messo le missioni. Però di parlare con il tizio della regione di Musia. Musia. Per quel... Bravo, che salti. Per quella strana arma. E prima che me ne dimentichi, conviene che andiamo in quella direzione e poi concludo il video. Clicco solo per... Perché ho visto che sono 21 minuti e voi pensate che non lo sappia, ma in realtà lo sappio. La regione di Musia, questa è Nicaia. Questa è Misia. Musia. Il tempio di Apollo era questo. Ok. Detto questo, io vi ringrazio per la visione, ci vediamo nel prossimo episodio, venite a lasciare un mi piace, un commento qua sotto, iscrivetevi se per caso non l'avete già fatto. Ciao a tutti e buona giornata.